Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Aurora Ramazzotti insultata sui social, la risposta di Fabrizio Corona. Aurora Ramazzotti è stata recentemente oggetto di pesanti insulti sui social da parte di un hater anonimo. Questo individuo, noto come Leone da Tastiera per il suo profilo falso, ha criticato pesantemente l'aspetto della figlia di Michelle Hunziker, del suo compagno Goffredo Cerza e persino del loro figlio Cesare. I commenti dell'hater sono stati ripresi da Dillinger News, testata di Fabrizio Corona, che ha giustificato tali insulti come una semplice espressione di verità. Secondo l'articolo di Corona, Aurora e il suo compagno sono brutti e il bambino è una diretta conseguenza di ciò. Aurora non ha lasciato passare in silenzio gli insulti e ha condiviso il pensiero di Dillinger News, difendendo il diritto di esprimere odio sui social. Ha anche ironizzato sulla situazione, sottolineando che non chiederebbe mai consigli a persone che la insultano. L'articolo di Corona sostiene che nel mondo dello spettacolo bisogna accettare sia gli insulti che i complimenti, compresi quelli sull'aspetto fisico. Secondo Fabrizio Onco, la libertà di espressione non può essere limitata, anche se si traduce in insulti volgari da parte di individui frustrati. In conclusione, l'articolo di Corona difende il diritto di insultare pubblicamente una famiglia, sostenendo che si tratti di una forma legittima di espressione. Tuttavia, Aurora ha dimostrato di non prendere sul serio tali commenti, ribadendo la sua posizione sulla libertà di espressione.